Una vasta area riformista composta dai riformisti socialdemocratici, i socialisti di Zavettieri e il PSD è aperta a chi ci sta. È il nuovo progetto al quale stanno lavorando Stefania Craxi e Mimmo Magistro in vista del voto di febbraio. Facendo una battaglia politica che è quella per chiedere un'assemblea costituente, perché siamo convinti che senza mettere mano alla Costituzione e quindi ridare al Paese una democrazia governante, tutte le riforme necessarie sarà difficile farle. Su questo dialoghiamo con tutti i riformisti, quelli che si sentono appartenere a una storia, perché il riformismo non nasce dal nulla, e tutti gli uomini che appartengono a quella storia, Craxi, Turati, Saragat, Nenni, non appartengono alla storia di questa sinistra italiana. Essere riformisti significa essere soprattutto contro la conservazione. In queste ultime fasi credo sia ormai chiaro come alcune frange del Partito Democratico, alcuni sindacati della CGIL sono l'emblema della conservazione del nostro paese. Noi vogliamo fare un progetto comune con tutti quelli che ci stanno e che parlano la stessa lingua riformista, socialista e democratico, vogliamo fare un progetto che guardi in avanti. Berlusconi o Monti? Io direi Stefania Craxi. Come valutate la salita in campo di Monti? L'agenda Monti è sicuramente un'agenda seria, però io sono anche contraria a identificare Berlusconi con l'uomo nero della politica italiana. Del fallimento della Seconda Repubblica sono tutti responsabili, servirebbe per tutti un bagno di umiltà.